difficilmente mi... È molto difficile che a me mi mancano le parole, normalmente sono uno come voi sapete che parlo e parlo anche molto, e non esagerarlo questa cosa. Giustamente io non è che mi faccio intimidire da questa lettera, anzi dico qui a voi e a tutti quanti che nei prossimi giorni presenterò una richiesta al prefetto affinché venga a fare il controllo su tutti gli appalti del comune di Casal di Principe, visto che la lettera diceva che non ci dobbiamo interessare degli appalti perché questa è cosa loro, va bene? Dati che pensi che invece sia cosa mia, fatti miei, nei prossimi giorni presenterò una richiesta alla prefettura affinché sottoponga ad un'indagine precisa e dettagliata tutti il pacchetto appalto di Casal di Principe. Questo tanto per dire a qualcuno, non ti preoccupare, perché non c'è. Quello che invece mi fa paura siete voi a me stasera, perché mi imbarazzate. Io credo che non merito tutta questa attenzione. Veramente io lo so, sì, vabbè, so che non sono tanto brutte, che non sono tante sceme, che qualche cosa l'ho fatta, però credo proprio che ci sia una eccessiva, è troppo, io non ce la faccio. Ho visto stasera, mentre scendevo da sopra, mentre facevamo la riunione del direttivo, ringrazio il presidente che ha convocato il direttivo qui di Assovoce, ho visto l'Ambas nazionale con tutti i bandieri agitati, io sono 2 milioni di persone iscritte, si vedono tutti i 2 milioni, non saprei neanche dove, cioè, è veramente imbarazzante. Certo, la lettera, il documento che mi era già stato regalato, a me sembrava sufficiente, insomma, questa presenza e partecipazione poi di tante e tante persone, amici, persone che non conosco, qualcuno che lo conosco però non si è fatto via parecchio tempo, di Mauro Romualdi che è stato a dietro, insomma, non mi sfuggono le persone, ma effettivamente è imbarazzante, ed è anche un peso, è anche un peso, perché questo significa che io sono costretto, cioè ad essere un coerente con tutte quelle cose che dite voi, cioè, mi costringete dal punto di vista psicologico, dal punto di vista umano, a fare anche oltre, se uno vuole stare un po' più dritto, sono costretto invece a stare davanti. Però io, come ho detto all'altra iniziativa, anche pure quella abbastanza imbarazzante, che era venerdì, abbiamo fatto sulla sala consigliare del comune, che è stata indetta dal Partito Democratico, ma qui hanno partecipato tante e tante cittadine, soprattutto tanti miei concittadini. Ho detto in quell'occasione che la cosa straordinaria e stupenda è che io ancora oggi, in questi giorni, camminando per la strada della mia città, trovo gente che non solo mi esprime la solidarietà, ma soprattutto condannano questo atto. Perché la gente ha capito cosa sostanzialmente alla fine vuol dire, al di là della mano materialmente che ha scritto questa piccola letterina, o di chi si sa una strategia unica, una strategia convergente, o che ci sarà un pazzo, che ci sarà un criminale. Nei fatti sta scritto, da fai fatto due. E questo, nel momento in cui si dice e non siamo morti, e nel momento in cui tutto questo si aggiunge a tutta una serie di azioni che venga da istituzioni più o meno pubbliche, ma alcune di queste come fossero private, significa che c'è qualcuno che ci dice, badate, che tutta l'azione della società civile, della magistratura, della polizia ha portato dei grandi risultati, ma attenzione, la guerra non è finita. Noi stiamo ancora qua e siamo ancora qua e lo diciamo in tanti modi diversi. Allora io ripenso che la segreteria nazionale dell'Ambas, come Lega Ambiente o la CGL, la CISL, la UIL che mi hanno mandato documenti a livello regionale da Roma, oppure il ragazzo di Lucca che è venuto da Lucca, dite che è venuto da Lucca, sì, la ragazza, faccio confusione ormai tra maschio e femmina, ci manca più le richieste, vedete come avete esagerato nel giudizio di me, non capisco più manca la differenza tra maschio e femmina, quindi proviamoci un po'. Credo che tutto ciò indica che invece, al contrario, è una grande manifestazione che ci deve dare ottimismo, perché qualcosa è cambiato in Italia ed è cambiato qui in questa zona. La gente non sente, voi non siete venuti a capo a me, perché sarebbe esagerato, cioè sbagliato proprio palazzo, non solo questa persona per cui meritava di questo, addirittura se no può ammazzarla, beh d'accordo, facitelo pure una manifestazione, ma così, senza che neanche una botta in decoscia, una cosa di questo tipo, insomma, no, cioè veramente diventa un'esagerazione se fosse solo per me. Il problema è che qui si sente che è arrivato il momento di dire basta, basta queste storie, che è necessario un cambiamento profondo e la gente non sopporta più neanche il minimo atteggiamento di protagonismo di forze criminali più o meno occulte, la gente non sopporta più neanche questo, e quindi al primo segnale, al primo caso trova la motivazione, la scusa per dire facciamo una manifestazione in piazza, no, ma proprio forse questa manifestazione in piazza, ma no, è ancora più imbarazzante, dico e dico questo è il senso, la darà, posso vedere, mi finisci che già, cioè, vabbè, non fa.
Questo è il senso vero da dare a questa e le altre cose e alle numerosissime, io non so come fare per ringraziare tutti quanti, lettere, documenti, email, Facebook, tutto di questa pressa, che di questi giorni, insomma, tra poco già aiuto un computer, già aiuto un cellulare, che insomma diventa stancante a un certo punto, no? Anche tutto questo. Io penso che questo è il senso che ha, che ciascuno di voi non è che sta qui per me, è esagerato, non esagerare, non sta qui per me, sta qui per se stesso, perché non è più possibile accettare neanche il minimo atteggiamento criminale in questa nostra realtà, in questa nostra società. Noi vogliamo portare avanti tutti insieme tutti i progetti che ci sono, vogliamo portare avanti tutti insieme i festival delle pignocine e tutte le altre cose, senza che nessuno ci deve mettere i piedi fra bastoni fra le gambe, solo fra le due, un banco faccio come si dice questa cosa. Chiudo, lo so, perché sono fatti che diventano noiosi e vengono banditi di essere venuti, già si è proprio scucciata ed antipatico. Ci sono qui tante mie famiglie stasera, perché io lo dimentico, no? Tengo 60 anni, sono vecchio, per cui insomma, c'è molta storia di personale. Allora qui c'è sta Mimmo, del compagno del Partito Comunista, scusate, se vuoi dire, no? Di tanti anni fa. Ci sta l'Ambas, a cui aderiamo come organizzazione, ci sta Libera, a cui aderisce come organizzazione, c'è l'Asso Voce, a cui aderisce come associazione, c'è sta l'Arcia, a cui aderisce come un'altra associazione, c'è tutta una serie di organismi, di organizzazioni del mondo sociale vivo, quello vero, a cui appartengo e me ne avevo scordato pure di appartenervi, cioè di esserne parte, cioè certe cose si fanno e uno non se ne manca accorge. Oggi voi mi ricordate quante famiglie ci sono qui, sulla mia ci stavano, no, c'era mio figlio, e ci stavano. Voi siete tutte le mie famiglie, a cui appartengo. Voi vi siete sentiti in obbligo di venire con un componente della vostra famiglia, io sentirò da oggi un obbligo maggiore per essere continuamente parte di queste grandi famiglie e cercare di fare quello che posso per continuare questo impegno. Da questi giorni, nei prossimi giorni, presenterò la denuncia, che non ho mai fatto, mi avevano dato numero che non teneva, sugli appalti, però quindi mi apparà con quelli che ha scritto stanno su un di sono bugiardo, stupido, presenterò le denunce nei prossimi giorni con tutti gli appalti che ci sono qui a casa di Vinci. Vi ringrazio per aver organizzato questa cosa, però sta marcia, la potimi sparagnata. La potimi sparagnata, marcia. Logicamente.